Bentrovati a questo nostro incontro. Ribadisco ancora la metodologia riguardo alla meditazione. Meditare non è fare filosofia, non è ricordare a mente quello che si è detto o quello che si è studiato, ma è immergersi nelle frasi del Vangelo. Quest queste frasi sono state tratte da una chiaroveggenza. Giovanni è un individuo iniziato da Cristo che ha posto, ha incantato in queste parole una chiave per poter accedere ai mondi spirituali. Quindi, se noi leggiamo e ci abbandoniamo a queste frasi, cercando di viverle intensamente, cercando di fare emergere delle sensazioni, delle emozioni, delle immagini, esse ci conducono la stessa fonte da cui è stata tratta l'ispirazione, ci fanno penetrare nel mondo spirituale. Leggiamo i versetti di oggi. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là, Giovanni Battista, era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse, ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo un dito parlare, seguirono Gesù. Gesù voltandosi. E osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi gli dissero, Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Dunque... Teniamo presente che qua stiamo lavorando all'interno della nostra anima. Certo, l'immagine di Giovanni Battista che vede il giorno dopo il Cristo e gli dice: Ecco l'agnello di Dio, l'essere che si sacrificherà per l'umanità, ci sta anche da un punto di vista storico, filosofico, gnoseologico. Però qui no, qui è Giovanni Battista che dice: Ecco, io sento che l'io sta entrando nel mondo ed entrerà in qualcosa altro che sono i pensieri, i sentimenti degli uomini. Due discepoli, e qui si tratta di due parti di noi, potremmo dire che noi siamo, siamo noi, cioè qui c'è Giovanni in noi che dice, ecco oh, sto percependo l'agnello di Dio che vive in me, l'aspetto sacrificale che vive in me si chiama io, io lo chiamo Gesù, lo chiamo Cristo, ma... È io, in me c'è un essere capace di sacrificarsi per l'umanità. C'è questo essere in noi? Siamo capaci di fare questo, di sacrificarci? Ecco che ci sono due parti di noi, eh, uno si chiama Andrea, è un discepolo perché viene nominato dopo, l'altro è probabile che sia Giovanni, evangelista stesso, perché Andrea e Giovanni erano discepoli di Giovanni Battista. Avendolo udito parlare, siccome erano presenti e sono presenti anche dentro il nostro corpo, sentono quella parte di noi che si chiama il Battista, che dice: C'è qualcosa che sta arrivando. Tenetevi pronti, raddrizzatevi, raddrizzate la via che va verso il cielo, perché giungerà colui che in realtà esisteva prima di me. E queste parti di noi, che potremmo essere dire due parti della nostra anima, un'anima sentente, un'anima razionale in noi, sono eh, stupiti da questa cosa che dice Giovanni, la nostra parte interiore e guardano verso il principio spirituale, è come se scapissero che c'è qualcosa in loro che loro non conoscono e cominciano a seguirlo, cercano dentro di sé, cerchiamo dentro di noi il nostro spirito e chiediamo eh, rabbi cioè, voce della coscienza, spirito in me. Dove abiti? Dove sei? Io so che sei in me, dice Andrea, dice Giovanni, ma dicono le nostre parti dell'anima, ma dove abiti? Dove ti posso trovare? In quale parte vivi? Vivi nel cielo, vivi fuori dal mondo, vivi dentro di me, vivi fuori di me. Dove vivi? Egli rispose loro. Venite e vedrete. Dove vanno Andrea e Giovanni? Dove vanno le nostre anime coscienti, le nostre anime razionali? Dove vanno le nostre anime senzienti? Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era la decima ora, era circa la decima ora. Quando si parla di un'ora o di un momento, è sempre un momento dell'iniziazione, della vita dell'individuo che scopre in sé la presenza del Maestro. Venite e vedete e vedrete. Loro, chiunque può cercare di incontrare lo Spirito dentro di sé e capire dove abita. Dove abita? Forse nella nostra mente? No. Forse nella nostra gola? No forse nel nostro cuore, sì, in quel punto in cui ci indichiamo, anche il bambino dice io, indicando il cuore, l'io abita qui, è qui che abita il maestro interiore, colui che è il Cristo, colui che è l'io superiore. E queste parti di noi stesse, che noi chiamiamo Andrea e Giovanni Evangelista, trovano che l'io abita in loro. E stettero, ebbero quel giorno, quel momento, l'esperienza dell'io. Anche noi ce l'abbiamo a volte, momenti in cui ci afferriamo come puri spiriti e sentiamo in noi di essere superiori. Abbiamo dei momenti nella meditazione in cui scopriamo e vediamo dove abita l'io, lo sentiamo vivente, sentiamo dove abita e scopriamo che abita nel nostro cuore. Ecco. Questo è ciò che. Il Vangelo ci vuole dire oggi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra dedizione. E vi aspetto domani. Buona meditazione. E ciao e eh? benvenuti a tutti, un caro saluto. ecco, Ci incontriamo anche questa sera con il nostro consueto appuntamento e questa sera ci dedichiamo sempre al Vangelo di Giovanni riguardo a un passo che ci aiuta a mettere in discussione una parte fondamentale dell'essere umano, che è la sua parte spirituale, ecco. il suo io. Voi direte, il suo io. Ma io lo conosco bene il mio io, lo dico tante volte, lo nomino tante volte. In realtà noi non nominiamo quasi mai l'io, noi nominiamo una parte di noi stessi che compare in noi per determinati fattori. Non perché è una qualcosa di spirituale. Per esempio noi diciamo io alla nostra biografia, diciamo io ai nostri pensieri, a ciò che ci piace, a ciò che desideriamo, io desidero, io voglio, io cammino, io mangio, io dormo. E è tutto un io che ha una funzione, tanto è vero che l'antroposofia ci insegna che l'io non è una funzione, l'io è la presenza che determina la, le funzioni, però la maggior parte di noi in realtà ci arrendiamo a questo dato di fatto e pensiamo che l'io sia eh, eseguire una funzione. Quindi quando io faccio una cosa, sono quella cosa, e quindi questo è l'io. Invece no, Dio è qualcosa di diverso che un pensiero, che pensare un pensiero. Io penso, ma non sto pensando veramente quello che è la natura del pensiero. Dov'è il mio io nel pensiero? Penso a me o penso al pensiero? E quando penso a me, a cosa penso? Ai miei ricordi? A quello che ho fatto? A quello che sono? A quello che sento? A quello che voglio? E no questa meditazione che casomai approfondiremo con degli esempi anche pratici, perché ci tengo a portare questa meditazione in particolare, perché ci aiuta a capire che cos'è lo spirito, cos'è l'anima e cos'è il corpo. Questo racconto evangelico ci narra eh, di quel passo in cui Gesù cammina sulle acque. Penso che tutte le avete questa immagine bella in cui si vede questo mare e Gesù che cammina sull'acqua e i discepoli che lo vedono camminare sull'acqua. In altri testi, perché questo segno è raccontato anche da altri Vangeli, adesso prenderemo in considerazione il testo che ci proviene dal Vangelo di Giovanni, no? E in altri Vangeli, addirittura, sapete che eh, Gesù invita addirittura Pietro ad andare verso lui mentre cammina sull'acqua e Pietro vacilla e crolla e praticamente. E si vede che non è in grado di poter camminare sull'acqua e Cristo appunto gli dice e non hai avuto fede se no saresti riuscito a camminare questo è un altro punto di vista che analizzeremo un'altra volta che è il potere della fiducia del credere in sé in realtà noi potremmo camminare anche sull'acqua adesso vedremo però in questo contesto che l'acqua è un'altra cosa che Cristo è un'altra cosa che il battello che i discepoli sono un'altra cosa Ricordiamoci sempre che nel Vangelo di Giovanni, l'Io, l'essere spirituale, il nostro Io, è al centro del Vangelo, quindi in questa scena e noi andiamo a incontrare il nostro Io. Vediamo, eh. Il testo dice: Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano dall'altra riva, verso Cafarneon. Era già buio e Gesù Cristo non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Ecco, nei Vangeli, quando ci parliamo, si parla di elementi naturali come la pioggia, come i rovetti ardenti, come le montagne, come il mare sono tutte simbologie per indicare dei movimenti verso uno stato di coscienza. Se io vado verso la montagna, in realtà mi elevo e vado verso l'alto. Se vado verso il mare, mi immergo in un altro tipo di mare. Ecco. Se ho delle apparizioni con fulmini, con fuochi, anche lì determinano qualcosa di interiore. Qua eh, il, lo scrittore del Vangelo di Marco ci dice qui voglio mostrare cosa accade quando entriamo in profonda meditazione. La prima profonda meditazione che abbiamo eh, è quella di entrare in questo cosiddetto mare astrale. Quello che noi vediamo in realtà è quando chiudiamo gli occhi ci possiamo trovare in una situazione che viene chiamata appunto l'attraversamento del mare astrale. Vi è una zona oltre il corpo fisico che viene chiamata appunto il mondo astrale noi abbiamo un corpo astrale il nostro, con il nostro corpo astrale usciamo dalla età e ci immergiamo in questo mondo astrale ecco questo mondo astrale non è un mondo molto sicuro è un mondo di passioni di desideri tumultuoso infatti c'era un forte vento c'era un forte andare di onde vedete questa immagine come ci dà l'immagine di sentire albeggiare noi qualcosa di tumultuoso ci stiamo mettendo in cammino verso il mare astrale, stiamo entrando in una dimensione che non è più quella eh, terrestre, ma è la dimensione spirituale. Ogni notte attraversiamo questo mare, ma in realtà lo saltiamo senza accorgere perché non ci rendiamo conto che qualcosa che invece può sembrare molto potremmo dire pauroso, anche insidioso. Di notte tutto questo non accade, saltiamo questa fase. Invece nell'iniziazione, perché è questo che ci sta dicendo Giovanni, quando un iniziato fa determinati esercizi, queste cose accadono. Vediamo che cosa accade. E, è come se, sapete, il Vangelo fosse una sorta di ammaestramento alla via di iniziazione e in questo passo viene spiegato ciò che accade quando si praticano determinati esercizi esoterici. Gli elementi costitutivi dell'anima, quando noi meditiamo, entrano in una coscienza diversa che viene chiamata la coscienza immaginativa. Praticamente, si entra in una sorta di mare, in qualcosa di sconfinato, e in realtà si sta entrando in quell'elemento fluido che è il nostro corpo eterico, il nostro corpo vitale, il corpo della vita. Ecco. Cosa accade quando noi ci immergiamo profondamente? Che cominciamo a fluttuare, cominciamo a perdere il senso dell'equilibrio e sentiamo che possiamo perdere noi stessi. E dice il Vangelo. Come ebbero remato per circa 25-30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: Sono io, non abbiate paura. C'è questa bella immagine. Che poi vi farò vedere, ecco, noi potremmo dire che dopo un po' di navigazione, dopo un po' di meditazione, ovviamente deve essere una meditazione fatta secondo dei canoni così eh, cruciali leg legati alla scienza dello spirito, si penetra in una certa, un certo stato di coscienza. Ecco, l'esperienza di navigazione immaginativa entro il male astrale ci conduce a un incontro inaspettato. Cioè, la nostra anima, l'anima dell'iniziato, può vedere come fluttuare, come camminare sul vuoto qualcuno che si avvicina. Che cos'è questa cosa? È il nostro io. Come il nostro io adesso lo spiegheremo meglio. E addirittura nella lontananza egli ci rassicura, ci dice: Sono io, non temere, sono io quella parte spirituale che non conosci che ti appaio in visione astrale fuori di te e ci può essere questa immagine, questa è un'immagine tipica del Vangelo in cui vediamo il Cristo che cammina sulle acque agitate e i discepoli che ne hanno paura, questa è un'esperienza che avviene quando si esce dal corpo, non si incontra un angelo, non si incontra un'entità spirituale, non si incontra un diavolo, la prima forma che si incontra è siamo noi stessi siamo la nostra entità reale che ci viene incontro e ci viene a prendere per mano e ci dice vieni, vieni ti conduco io insieme nei mondi spirituali. Questa è un'esperienza eh, interessante. Mi rendo conto che molti si chiederanno com'è possibile che l'io si, sia fuori di noi, perché l'io è dentro di noi. In realtà questo io è qualcosa di molto speciale. Ci sono alcuni che credono di avere un Io, invece in realtà hanno un surrogato dell'Io. Questo Io è qualcosa di divino, è qualcosa che ancora non ci appartiene e non ci apparterà finché noi non saremo consci di averlo. Cioè, finché la parte nostra cosciente si collegherà con questo Io divino e lo riconoscerà come la vera parte spirituale dell'uomo. Ecco. Come si fa per riconoscerlo? Prima di tutto bisogna lavorare interiormente con la conoscenza ed è quello che stiamo facendo. E poi si arriva piano piano a farla, questa esperienza, in cui si trova che dentro di noi c'è un piccolo uomo e fuori c'è un grande uomo. A volte questo grande uomo parla in noi, ci dice delle cose, ci dice, ci dà dei suggerimenti che noi chiamiamo la voce della coscienza, ci aiuta, ci sostiene. Chi è che non ascolta il proprio cuore? Chi è che non ascolta la propria coscienza? Ecco, questa coscienza in realtà è proprio questo io, questo io che ora nella meditazione possiamo incontrare fuori di noi. Anche i defunti eh, arrivano in un momento della loro esistenza, dopo un certo periodo, in cui incontrano la loro reale entità, bussano a un portone, per modo di dire, e entrano in contatto con quello che è il proprio essere divino. E trovano che c'è una somiglianza fra loro, ovviamente non fisica, di essenza, e si accorgono che quell'io li ha aspettati fino a quel momento. È come se noi dovessimo pensare che questo essere dell'io, che noi chiameremo adesso l'essenza, è un essere che non siamo ancora. È un essere che vive fuori di noi, addirittura vive addirittura sul sole e dal sole irraggia la sua forza dentro questo corpo che ci fa vivere e ci fa fare l'esperienza di crederci un io. Noi in realtà non siamo mai un io, noi siamo un ego o un egoio potremmo dire. Questo essere, che è la coscienza del cosmo, è della stessa natura del divino. È quella parte di noi che noi chiamiamo spirito. Noi sulla Terra siamo spesso soltanto un'anima e un corpo. Non ci dicono che abbiamo uno spirito. Ovunque provate a interrogarvi e chiedetevi che differenza c'è fra l'anima e lo spirito, non saprete rispondere perché nessuno ce lo ha mai insegnato. Questo spirito è in realtà sempre presente in noi perché noi lo nominiamo mille volte, io, io faccio, io sono, ma in realtà è il grande assente. Cioè noi diciamo io a qualcosa che non è l'io come dicevo all'inizio noi diciamo io penso io sono io faccio io vado io dormo io vorrei io desidero non diciamo mai io senza collegarlo a qualcosa ecco l'esperienza dell'io è fondarsi su una, una presenza speciale che non ha bisogno di nulla per potersi sostenere ecco questo non è ancora possibile nell'uomo ordinario noi per poter dire io a noi stessi, per esempio, dobbiamo farlo attraverso degli appoggi. Vi farò un esempio. Ehm, allora, noi potremmo dire, questo spirito lo chiamiamo lo spirito perduto. Per esempio, ma da dove viene questo spirito? Poi dopo vi spiego un attimo come fare anche per cercare di avere un'esperienza di questo io a sé, in sé, l'io in sé. Il Genesis ci dice che è il libro della Bibbia il primo cioè il primo libro della Bibbia dice Dio creò l'uomo a sua immagine a immagine di Dio lo creò cosa vuol dire? che gli dèi che ci hanno dato questo io ce l'hanno dato a loro immagine ma in che senso? nel senso che noi assomigliamo a Dio? no gli dèi che ci hanno dato che vengono chiamati nell'occultismo Elohim sono entità che operano sul Sole, quindi sono di natura solare per quello che dicevo, il nostro Io sta sul Sole, perché noi in realtà nasciamo da un principio solare. Questi esseri che ci hanno creato vengono chiamati spiriti della forma, spirito della, della figura, dell'immagine. Ecco. Loro ci danno una facoltà che assomiglia tanto alla loro, che è, qual è? quella di creare immagini. Loro sono gli esseri nell'universo che creano ogni forma. Noi possiamo, qualsiasi forma noi vediamo è perché gli spiriti degli Elohim ci permettono di vedere una forma. E che cosa c'è di noi che assomiglia a questa facoltà? Cos'è che noi sappiamo fare a immagine di Dio? Proprio questo, usare le immagini per pensare. Quando noi pensiamo, ogni pensiero è un'immagine. La parola evoca un'immagine, se ci pensate, se io dico mare, se io dico cielo, se dico bicicletta, se dico forbice, questa parola subito evoca un'immagine e dietro ogni pensiero c'è un'immagine. In questo momento vi ha come svelato che in noi c'è il potere di creare immagini, così come loro creano le forme, noi creiamo immagine e in futuro, come loro, saremo capaci di usare questa facoltà per creare un'immagine usando delle immagini, col potere dell'immaginazione. Questa è una parentesi, ecco. Vi faccio una piccola, piccolo assunto, perché penso che questa meditazione di oggi ci possa dare un bel contributo per, per la conoscenza di noi stessi. Quando noi parliamo di corpo, noi parliamo di quell'elemento in noi che raccoglie le percezioni esterne e le fa entrare dentro, ok? Quindi il corpo con i sensi, col sistema nervoso, ci permettono di accogliere le percezioni. Poi c'è un altro elemento in noi che non c'entra con la percezione, ma è ciò che giudica le percezioni, che compare, confronta e constata se questa cosa gli è utile o oh non utile, scusate, c'era aperta la porta. L'anima è un elemento di giudizio, di comparazione. Il corpo raccoglie invece il dato, ma non lo giudica, mentre l'anima sente se, se gli è utile, se ne può approfittare. Ecco, lo spirito in noi è invece quella cosa che ci pone la domanda, ci fa chiedere che cosa è quella cosa, a cosa serve, da dove viene chi l'ha creata. Non, non si ferma soltanto all'utilizzo, mentre l'anima Cerca di utilizzarla per trarne un piacere o un vantaggio. Lo spirito no, va oltre. Lo spirito vuole indagare la natura di quella cosa, di quella percezione, vuole sapere da dove è venuta, dove va e a cosa serve e chi l'ha creata. Sono tre cose diverse, vedete, il corpo ci consegna l'impressione senza giudizio, quella, cosa, quella è una rosa. L'anima dice: Bella la rosa, mi piace, me la porto a casa. E lo spirito dice. Ma quella rosa come fa a vivere? Perché è rossa? Da dove è stata presa? Che cosa serve? Che senso ha per la mia vita? Ecco, noi siamo corpo quando percepiamo, siamo anima quando godiamo o, o giudichiamo e siamo spirito quando vogliamo arrivare all'intuizione. Potremmo anche dire che ci sono altri tre aspetti dell'uomo, no? Che possiamo vederli anche in questa chiave se vi è più congeniale, ecco. Potremmo dire che noi siamo buoni quando in noi si manifesta la parte spirituale. Siamo come legati alla bontà, è come se lo spirito in noi si manifesta quando cerchiamo il bene, quando vogliamo il bene dell'altro ed è l'espressione morale appunto dello spirito universale nell'uomo. Non è che esista una morale nell'universo, esiste una legge di armonia e d'amore perfetta che lo spirito porta con sé e lo manifesta nella bontà. Quando io sono buono voglio che tutto sia in armonia. Invece c'è un altro aspetto che è quello della verità, che è invece è un aspetto che non riguarda soltanto l'io dello spirito, ma riguarda anche l'anima. Cioè, è il bisogno interiore nostro di spiegare il mondo a noi stessi, quindi di avere una visione intelligente del mondo. E questo appartiene più all'anima. Poi c'è un altro aspetto, che è invece è quello del corpo, in cui noi sentiamo di amare ciò che ci dà delle belle sensazioni. Quindi, noi potremmo dire. La bellezza è sentire il nostro io nel corpo, che ci fa godere de della bellezza del corpo e di ciò che si può fare attraverso il corpo. La verità, la ricerca della conoscenza, è la presenza dell'io nell'anima che ci fa cercare e dare un senso alle cose. E la bontà è qualcosa che non si impara, è qualcosa che è presente nell'uomo o non lo è. E questa è la somma, vita, la somma manifestazione dello spirito. Vorrei farvi fare adesso un'esperienza meditativa eh, che vi può portare a avere una percezione di che cos'è il vostro io. Un tentativo è... Eh. i problemi di io non riescono a, a, ad appoggiare su nulla. Adesso non è che noi siamo i nostri ricordi, perché noi siamo anche qualcos'altro, però siamo fatti in modo, per poter avere questa coscienza, per poter fondare in noi un aspetto che ci faccia sentire a nostro agio, di... Avere bisogno di ricollegarci sempre con la nostra biografia. Io sono stato, io ho questi anni, ho fatto, ho studiato. Bene o male, dietro di noi c'è sempre la biografia in noi che ci sostiene. Quando questa biografia se ne va, noi smettiamo di avere un io. Però, proprio grazie a questa esperienza, vorrei chiedere a voi, a ognuno di voi, di pensare al vostro primo ricordo, il più lontano, quando avevate due, tre, quattro anni. Prima delle scuole elementari, quando eravate forse al nido, quando eravate all'asilo, provate a ricercare, se non l'avete mai fatto, qual è il ricordo più lontano che avete nella vostra coscienza. Forse vi servirà un po' di tempo perché non è facile, ma non fatelo perché ve lo dicono gli altri, cercate proprio di sentire qual è quello più, più lontano. Cercate di sentire entrare in quel ricordo, mettiamo quando eravate all'asilo, quando eravate all'elementare, il primo giorno di scuola degli elementari, provate a pensare di ritornare a quei tempi, di sentire lo stato della vostra presenza, non di ricordare le voci, la situazione, ma di sentire come vi sentivate in quel momento. Poi provate a pensare adesso quando siete andati alle medie. Come vi sentivate? Com'era la vostra presenza? Alle superiori, quando vi siete innamorati la prima volta, com'era la vostra presenza? Quando andavate in vacanza, quando andavate eh, a fare le vostre esperienze, quando vi siete sposati, quando avete avuto un figlio, fino ad arrivare a noi e cercare di confrontare tutte queste presenze all'interno della bibliografia, come qualcosa che voi vi meraviglierete, è al di là del tempo. C'è un elemento in voi, come una sorta di luce che non giudica, che non entra in merito, ma osserva quindi vive in voi, registra, sperimenta, vi fa vivere senza entrare in merito. Ma è la vostra coscienza senza tempo: è un essere fuori dal tempo, un essere eterno, un essere immortale, un essere che è entrato sì nella esistenza terrestre dai tre anni in poi, perché prima non ne abbiamo ricordo. Ma è un essere che non vive sulla terra, è un essere che proviene dall'eternità. Ecco, questo senso di eternità, questo profumo di luce di eternità che scorre dentro la vostra biografia, e penso che se ce la fate è un'esperienza molto forte: si chiama Io. Questo Io è l'essere del vostro spirito, è l'essere che vi conduce in questa esistenza, l'essere che incontrate nell'iniziazione e dopo la morte, come colui che vi ha dato la vita. Eh? È l'essere della stessa natura del Divino. So di aver detto qualcosa di importante stasera e spero che, eh, che possa aver dato un senso anche a quello che abbiamo detto, che vi sia piaciuto, che avete potuto approfondire qualcosa di interessante. Io, come tutte le sere, vi saluto, vi auguro che questa situazione possa passare al più presto. E io vi dico di nuovo, come dico tutte le sere, non abbiate paura, sono io. Guardate il vostro io che vi dice, non avere paura, sei un essere immortale. Tu sei con me e io ti protego. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buona serata. A domani, arrivederci.